puntata, questo è il numero primo naturalmente. Ringrazio il ministro Bernini per il suo intervento, per le considerazioni rilevanti che ha svolto, particolarmente per quella con cui ha dato conoscenza di quanto già realizzato e quanto è in corso di attuazione per gli alloggi per studenti fuori sede. È una questione non soltanto di primaria importanza, ma anche antica. Non sarà sfuggito al ministro, come non è sfuggito a me, certamente ad alcuno dei presenti, come nella prolusione il professor Mazzucchi ha volutamente, immagino, ricordato che Federico II disponeva alloggi a prezzi calmierati per gli studenti. L'Europa, ce l'ha ricordato Chabot, non è uno spazio geografico soltanto, non è neppure un ambito di auspicabile buona collaborazione tra gli Stati. È ben di più, è cultura comune, valori, consapevolezza di scambi di consonanza ideale, di principi di libertà, di diritto, di rispetto della di ogni singola persona. E tutto questo, quello che è alla base e che ha consentito quello straordinario fenomeno che è il processo di integrazione europea, quella promessa di pace reciproca che sono scambiati i popoli e stati europei dopo la Seconda Guerra Mondiale. È in questa stagione in cui le guerre riprendono a insanguinare l'Europa orientale, il Mediterraneo e altre zone del mondo, ricordare questi valori e l'immenso valore di queste scelte è particolarmente importante, anche perché, e farlo in questa sede, anche perché le università sono state alla base di quel sistema di valori che ha condotto all'integrazione europea e a questo messaggio di pace che si è scambiati i popoli europei e che nel mondo si presenta. È importante per quanto riguarda il futuro quanto è stato fatto e quanto tra poco andremo a visitare a Scampia. Questa iniziativa, non la sola di questo Ateneo, che ha trasformato un sito di degrado e speculazione in un prezioso presidio di servizio sanitario e sociale, è un grande risultato, che è anche un messaggio che supera il valore straordinariamente grande del servizio sanitario, perché è un messaggio che dà coraggio, che infonde coraggio per sgominare la paura, che è una condizione che induce all'indifferenza, quando non alla sua fazione, alla illegalità, alla prepotenza, all'emarginazione. E la paura, per usare le parole di qui a Napoli, di Benedetto Croce, non è forza, ma è debolezza. E come lui diceva, e ricordo in maniera approssimativa, non costruisce, ma distrugge. Soltanto la cultura costruisce. Per questo il ruolo degli Atenei è così importante.